Benvenuto o benvenuta nel primo videocorso di cicloturismo. Un corso adatto sia a chi si sta avvicinando al mondo del ciclismo, ma anche adatto a chi pedala già da tanti anni e non ha mai affrontato un'avventura in bicicletta. Mi riferisco all'incredibile esperienza del cicloviaggio. Non sarà un semplice corso, ma un vero e proprio strumento che ti darà una panoramica di tutto quello che c'è in commercio, di tutti i tipi di bici, di tutti i tipi di accessori, tutto quello che ti serve affinché tu non abbia problemi sulla tua bicicletta, inclusi anche i format di viaggio, i dispositivi di navigazione. Insomma, ti accompagnerò passo passo partendo da zero fino alla partenza. Anche se il corso sarà più semplice e conciso possibile, avrai la possibilità di arricchirlo con tanti approfondimenti e non solo, anche di interagire con me. Prima di iniziare, però, voglio darti due buone notizie. La prima è che non avrai bisogno di nessuna bicicletta particolare. La seconda è che, grazie alla tecnologia e ai tanti format di viaggio che ci sono oggi, non avrai neanche bisogno di un allenamento particolare. Ora passiamo al primo modulo. Ciao ragazzi e ciao a tutti quelli che sono incappati in questo video leggendo del videocorso. Per chi non mi conoscesse, mi chiamo Aloy Guido e pedalo da quando sono bambino. Sono passato attraverso l'agonismo di mountain bike, strada, utilizzo la bici in città e negli ultimi anni anche per viaggiare. Quello che avete appena visto è il primo corso introduttivo al cicloviaggio. Perché ho deciso di creare questo corso? Io sono un fruitore seriale di YouTube, ma ahimè anche io nel corso degli anni mi sono trovato ad acquistare videocorsi di persone che seguo su YouTube. Questo perché YouTube offre un sacco di contenuti, ma ahimè anche molto disparati, cioè un po' a macchia di leopardo. Ho voluto creare, o per meglio dire, ho iniziato a creare qualcosa che avesse un inizio e una fine. Qualcosa che non ti rimandasse ad altri video, ma che fosse un filo continuo, in questo caso dall'intenzione di partire per un cicloviaggio fino alla partenza. Ho cercato di creare qualcosa che fosse semplice, discorsivo, conciso, mirato. Volevo che alla fine di tutto si creasse un videocorso che può guardare chiunque, anche chi magari sta solo pensando a un viaggio in bicicletta, e che non fosse troppo lungo. Ho pensato alla fine dovrebbe durare come un film, in modo tale che una sera, anziché guardarmi un film, riesco a capire come funziona il mondo del cicloviaggio. Però c'è un però molto grande: sto facendo in modo che chiunque voglia approfondire gli argomenti possa in ogni momento andare a leggere gli approfondimenti sotto, a guardare i video che ci sono sotto correlati e quindi approfondire tutti gli argomenti con dei video decisamente più lunghi. Tuttavia, chi vorrà guardarsi solo il videocorso avrà un'infarinatura di tutto e per gli argomenti veramente fondamentali già nel videocorso andrò ad approfondirli. Vi faccio un esempio. Ho parlato inizialmente della componentistica della bicicletta. Ovviamente ho trattato la cosa molto velocemente, senza evidenziare pro e contro, ad esempio il cambio, il monocorona, la doppia, la tripla. Non sono stato a evidenziare tutte le differenze, ma ho detto semplicemente che esistevano tutti quei tipi di cambi. Ho approfondito però l'argomento sviluppo metrico perché mi interessava che la persona che utilizzasse la bici per un viaggio capisse come i suoi rapporti possono influenzare la scalata di una salita. Quindi nel videocorso spiego come calcolare lo sviluppo metrico, faccio una serie di esempi e successivamente do anche l'indicazione di come valutare una salita più o meno pendente. Questo perché lo ritenevo fondamentale. Quindi l'essenziale c'è già. Io col videocorso riesco a partire nel migliore dei modi, regolando la bici nel migliore dei modi, sapendo i componenti fondamentali, sapendo le operazioni di base da fare sulla bici, conosco i format di viaggio per scegliere quale viaggio voglio andare ad affrontare. Ma nel momento in cui voglio capirci qualcosa di più e, ad esempio, nel caso del cambio, capire qual è la differenza tra una tripla, una doppia e un monocorona, sotto trovo il link del video di approfondimento. Non saranno per forza link dei miei video,
anche se per la maggior parte saranno poi articoli scritti da me o video che ho pubblicato o pubblicherò magari nei mesi successivi. Altra cosa molto importante, ho diviso per argomento, quindi modulo, argomento macro, ma poi tanti piccoli capitoli. Ho provato ad esempio a tenere tutti i componenti delle bici attaccati, veniva un video che poi alla fine era una ventina di minuti, ma secondo me difficile e poco fruibile per chi non si è mai interessato all'argomento bicicletta. Anche perché il format è diverso, quindi è molto più didattico, non c'è la musica sotto, non c'è l'intrattenimento, non è un video da YouTube, è un video per formare. Quindi è un concentrato continuo di nozioni. La gravel. La gravel è la categoria che è esplosa negli ultimi anni grazie alla sua versatilità. Tuttavia, oggi parlare di gravel è veramente riduttivo perché troverete delle gravel che assomigliano molto a una mountain bike già con sospensioni e reggisella telescopici. Ho quindi pensato di dividere in tanti piccoli capitoli. In questo modo sarà più facile seguirlo, le persone potranno anche guardarsi un singolo capitolo da 3, 4, 5, 6 minuti e nel momento in cui anche io dovessi mettere mano al corso per aggiornarlo, perché poi esce continuamente qualcosa di nuovo, andrò semplicemente a sostituire quel capitolo e il corso sarà di nuovo nuovo e aggiornato. Cosa molto importante, si potrà commentare, io andrò a rispondere a tutti quelli che mi faranno domande ed eventualmente, appunto, se riterrò opportuno, magari andrò anche ad aggiornare qualcosa. La grossa possibilità che avranno tutti quelli che mi seguono su YouTube è di seguire tutte le lezioni del videocorso man mano che vengono create. Cioè, il videocorso, io ovviamente ho pensato di costruirlo, girarlo, editarlo e poi dargli un valore finale, ma tutti quelli che invece vorranno seguirsi le lezioni man mano che le pubblico potranno farlo su YouTube abbonandosi al canale. L'abbonamento costerà pochissimo perché ho messo un prezzo base di 2,99€, quindi tutti quelli interessati possono tranquillamente fruire dei contenuti. Pubblicherò ogni mese 2-3 capitoli, continuerò comunque a pubblicare sempre i miei video su YouTube in forma completamente gratuita, come ho sempre fatto. E inoltre per tutti gli abbonati ci saranno dei badge personalizzati, quindi man mano che passeranno i mesi cambierà la bici che è a fianco al tuo nome. Ho iniziato con la bici, quella da bambino con le rotelle per chi è abbonato da un mese, poi sono passato a quella della Sciura Maria, quella col cestino del pane, poi c'è la pieghevole, una bici un po' più bella e così via, mountain bike, gravel eccetera eccetera. E ci saranno anche delle iconcine personalizzate con Watt piuttosto che SOS, cose carine, magari per chi appunto mi vorrà chiedere qualcosa per evidenziare il suo commento. Ho cercato di strutturare il videocorso un po' come se lo dovessi vedere io all'inizio, quando appunto non avevo nessuna esperienza di cicloviaggio e volessi iniziare ad approcciarmi in questo mondo. Nell'introduzione ho detto che il corso è adatto sia a chi si sta avvicinando a questo mondo del cicloviaggio e non ha mai pedalato, ma anche a chi pedala già da tanti anni. Ovviamente non sarà un corso per esperti cicloviaggiatori. Tuttavia, quelli che magari pedalano da tanti anni e non hanno mai affrontato un'avventura in bicicletta potranno usufruire di un 70-80% dei contenuti che ci sono all'interno del corso. Ci saranno tante cose che conoscono benissimo, ma ad esempio anche già quando parlo dei componenti non è detto che sappiano che cos'è un manubrio o un moloco. Bike, ma eventualmente oppure non conosceranno i format di viaggio, oppure non hanno mai utilizzato un dispositivo di navigazione. Insomma, tutta una serie di contenuti che sono utili quando si parla di viaggio in bici, indipendentemente che voi siate neofiti o ciclisti già da tanti anni.
Ragazzi, per me questo contenuto è un po' un ritorno alle origini, perché chi non lo sapesse, quando ho aperto il canale YouTube, la mia intenzione, come si vede proprio nel trailer del canale, era condividere la mia ultima passione, che era quella dei viaggi in bici. Ho deciso di aprire questo canale YouTube per condividere la mia passione e la mia esperienza nei viaggi in bici. Poi, con il passare del tempo e le tante domande che ricevevo, anche grazie al discorso bonus bici, tanti si avvicinavano al mondo del ciclismo per la prima volta e quindi mi facevano domande a 360 gradi e io ho avuto piacere di rispondere a tutti. Tuttavia, ho poi visto che tanti video, che per molti sono molto esaustivi, per altri erano veramente troppo lunghi, perché magari mentre parlo dei pedali delle bici faccio 25 minuti di spiegazione su tutto quello che offre il mercato. Però riconosco che se stai pensando a un cicloviaggio ti serviranno magari pedali flat ed SPD, non ti serve sapere tutto quello che c'è in commercio. Quindi un'informazione che io ti posso dare in pochissimi minuti. Inoltre, un altro grosso problema che ho riscontrato quando voi mi fate le domande è che risposte che già sono presenti sul canale, magari col video dedicato, sono andate nel dimenticatoio. Purtroppo i video vecchi non sempre vengono visti e quindi spero veramente che con questo nuovo contenuto io riesca a dare un'informazione concisa, veloce, didattica, ma che nello stesso tempo eviti più inconvenienti possibili a chi si avvicina al mondo del cicloviaggio. Inoltre cercherò di dare veramente una panoramica completa su tutto, in modo tale da far capire che non è una cosa esclusiva riservata a pochi, ma oggi l'esperienza cicloturistica la può fare veramente chiunque. Grazie alle bici elettriche, grazie ai format di viaggio dove oramai ti trasportano anche i bagagli, c'è veramente di tutto. Quindi vorrei affrontare l'argomento a 360 gradi, in modo tale che chiunque abbia la possibilità di fare questa esperienza. Inutile dire, ragazzi, che tutti quelli che si abboneranno, oltre a usufruire del contenuto, sosterranno anche il canale. A me è sempre piaciuto dare contenuti gratuiti, sono pro contenuti gratuiti, non ho mai chiesto abbonamenti o nessun genere di sostegno. Questa volta l'abbonamento c'è, ma semplicemente perché è un contenuto che è destinato alla vendita poi quando sarà concluso, e a questo punto a tutti quelli che si abboneranno al canale. In ogni caso, se non sei ancora iscritto, fallo subito per non perdere altri video sulle due ruote a pedali. Ciao! Se a questo punto ti stai chiedendo, ma quindi che bici devo utilizzare? Beh, direi che se vuoi fare delle strade sterrate molto accidentate, la mountain bike sarà l'ideale. Se vorrai affrontare asfalto e sterrato, la scelta ideale sarà una gravel. E se invece vuoi andare sul massimo dell'affidabilità per non avere nessun problema, la scelta migliore sarà la bici da viaggio. Aggiungerei per concludere che questa ultima categoria sarà quella un po' più faticosa da pedalare, e quindi se stiamo pensando alla bici sia per l'uscita giornaliera e sia per affrontare un viaggio, sarà quella un po' meno adatta. Esigenza ben diversa per chi invece la acquisterà solo e unicamente per la sua avventura in bicicletta.